Siamo oggi in questa fase di saluti. Io vi ringrazio molto di essere qui e passo la parola al dottor Tucci, che è il membro autorevole del Comitato Nazionale Direttivo della Disabilità. Io passo la parola, è un eufemismo, visto che la mia parola è particolarmente difficoltosa oggi. E volevo soltanto dire che abbiamo aderito in maniera convinta, come anche un club nazionale, all'iniziativa delle celebrazioni Sistine, che abbiamo affidato a Umberto e degnamente e soprattutto autorevolmente dare la situazione presente in questo contesto. Credo anche che di condividere con lui l'emozione di stare in questo luogo. Io l'ho incontrato qui con il tetto sfondato qualche anno fa, con i pavimenti a rovesciamento, uno stato di degrado e di abbandono totale, e devo dire, vedere questi miracoli a cui ogni volta che assistiamo siamo veramente felici di essere. Credo che sia veramente un buon segnale per l'Italia e per la cultura. Italia e cultura che secondo me non possono rappresentare che non il punto dal quale ripartire. Tutti lo dicono, nessuno lo fa, ma la realtà è questa. Cioè, l'Italia è centrale quanto a cultura, quanto a arte, musica, quanto a enogastronomia, moda, design, eccetera, a livello mondiale. Non avere l'orgoglio di avere questo ruolo, questa dignità, per noi è veramente la cosa più grave. Vedo dei bei personaggi, Bernini, Raffaello, qualcosa di terzo, Leo, Tiziano, non saprei. Però già ci dà molto. Tiziano, perché per molti giovani voi sapete che Tiziano è Tiziano Ferro. Raffaello è un adattato ninja, come può anche Leonardo, di cui quest'anno celebriamo i 500 anni della morte. Bene, io credo che appunto noi come Club ci stiamo chiedendo, dopo 48 anni e mezzo dalla nostra fondazione, che senso abbia oggi il volontariato in questo settore culturale, se abbia ancora senso, e in maniera molto più autorevole di me questo Ricci potrà essere testimone di sfondare questa. E credo che proprio l'occasione della ricorrenza dei 500 anni ci possa dare lo spunto per riflettere su questo argomento. In questo momento credo che serva veramente avere delle buone idee per riuscire a entrare in un dibattito culturale, che è quello della cultura, che negli ultimi anni, negli ultimi forse 20 anni, ci ha visto un po' fuori come argomento. Dobbiamo riacquisire una centralità nel dibattito che purtroppo, ripeto, abbiamo perduto. Comunque, per tornare a Sisto Quinto, io, perché poi di Arcoglieb avremo occasione di parlare nella seconda parte, per tornare a Sisto Quinto io devo dire che di essere stato da sempre appassionato alla figura di questo grande conterraneo, e lo testimonia un mio studio, ormai sta nel cassetto, di iconografia Sistina, che ha raggiunto numeri considerevoli anche di riproduzioni su moneta, su ogni possibile, dall'epoca della quale lui era cardinale fino alla sua nomina nel seggio che fu di lì. E questa cosa mi ha spinto, la volevo segnalare, mi ha spinto a pensare se il comitato potesse essere interessato a proporre una mostra di iconografia di papi. È una cosa che io trovo molto interessante e intelligente. Perché oggi assistiamo ad una chiesa impoverita, tra virgolette, sotto tanti punti di vista, forse che ha travisato il fatto che la ricchezza dei paramenti, anche delle stesse architetture che abbiamo, non fosse stata tanto a gloria degli uomini quanto a gloria di Dio,
E quindi la bellezza non è mai troppa. Questo ci ha portato oggi ad avere le grandi basiliche, i grandi cicli pittorici, i grandi artisti. E credo che sia importante potersi, secondo me, ancora ricamminare su questa strada. Quindi una mostra iconografica di papi potrebbe ridarci diciamo, lo spunto per riflettere su questo argomento. E quando penso a una mostra iconografica, penso particolarmente ad un artista che recentemente ha fatto una mostra, e lui è il più bravo artista figurativo italiano, un giovane trentenne, che pensate, si chiama Giovanni Gasparro, e lui è di Adelphi, vicino a Bari, io l'ho incontrato 2 giorni fa, ero a Bari. E lui ha fatto una mostra proprio di iconografia di papi, prima a Venezia, poi a Roma, al Museo Napoleonico. E gli ho detto, ma senti Giovanni, ma tu hai fatto San Pio V, Papa Albani, ma... Dico, non ho mai pensato a questo, non ho mai pensato a questo. Sarebbe, dico, una buona idea, dico, perché potremmo anche pensare... Ora, se voi mi andate a vedere Giovanni Gasparro su internet, immagini, vi renderete conto come la cifra stilistica di questo giovane artista è di qualità eccelsa. Parliamo a livello di artistico, no? Pensiamo ai Greco, pensiamo a quel livello pittorico. E devo dire che io credo molto anche nella possibilità che la Chiesa, che ha necessità anche di guarire certe ferite, tipo ad esempio le ferite del terremoto dell'Aquila, ieri è stata la ricorrenza del terremoto, pensate, una chiesa dietro la piazza, si chiama San Giuseppe Minimo, va bene, è stata decorata con 7 opere in 7 altari di Giovanni Gasparro. Quindi davanti alle sue opere la gente si inginocchia e prega. Quindi il committente, cioè la chiesa che è stata sempre la committente principale dei grandi artisti, potrebbe averne di nuovo bisogno, perché l'arte, che è oggi principalmente concettuale, non ha la Chiesa, perché la Chiesa per sua natura deve poter comunicare a tutti, quindi a persone anche non in grado di capire elementi di natura concettuale che l'arte più contemporanea esprime. Dunque il recupero dell'arte figurativa può avere un suo significato. E in questo significato ho fatto questo, diciamo, giro un po' di parole un po' lungo per dire come ad esempio si potrebbero interessare più artisti, o anche semplicemente l'artista che vi segnalavo, per realizzare un dipinto di Sisto V attualizzato alla sua maniera, cioè non un'iconografia di quelle, diciamo, classiche ufficiali quando lui era in vita, ma una sua interpretazione di Sisto V. Da mettere insieme ad altri papi, da mostrare magari la sua volontà. Non so se questo può rientrare in un piano del comitato, però mi sembrava potesse essere un'idea anche per la passione che ho per l'arte e anche per l'arte contemporanea, diciamo, mi portava ad esprimere questa possibilità. Per il resto credo di aver parlato anche troppo, considerando anche il livello di voce, e vi auguro buona giornata. Buone riflessioni, e c'è una parola per il video.